Buongiorno. Come si chiama? Riley, Doghouse Riley. Un nome un po' curioso, direi, no? Crede? Che cos'è lei? Un pugile, forse? No, una suola. Cos'è una suola? Un detective privato. Mi sta prendendo in giro, eh? È in gamba, lei. Chi è quella? La signorina Carmen Stanwood. Svezzatela, ha l'età ormai. Sì, signore. Il signor Marlowe, generale. Molto lieto. Perché desiderava vedermi? Sono di nuovo ricattato. Di nuovo? 2 anni fa ho dato $5,000 a un certo Joe Brody perché lasciasse in pace la mia figlia più piccola. Il grande sonno è uno degli esempi più curiosi di noir, perché da una parte è uno dei suoi punti di forza, una pietra miliare tratto da Raymond Chandler, un grande film. Dall'altra parte è diretto da un regista che sembra avere pochissimo interesse per tutte quelle che sono le caratteristiche che abitualmente, scolasticamente, attribuiamo al noir. A Hawks non interessano i flashback, non interessano le inquadrature espressioniste, lui inquadra ad altezza d'uomo e stop, non gli interessa tutta quella distorsione stilistica e linguistica che è invece una delle caratteristiche del noir. Grande Sonno porta sullo schermo il primo romanzo scritto da Chandler, che è la versione più sofisticata che abbiamo della letteratura al boglio. E il film fissa proprio la tipologia del detective privato, insieme a Il mistero del falco di Houston e di nuovo Humphrey Bogart a incarnarlo. Ci sono alcuni aspetti leggendari. Una riguarda la vicenda labirintica, perché una delle caratteristiche del noir e della narrativa arbolea è che c'è sempre questa vicenda labirintica in cui a un certo punto non capiamo più bene che cosa stia succedendo, ma questo riflette, se vogliamo, anche così lo sballottamento del protagonista, perché ad essere in ballo è sempre il rapporto problematico con la realtà, insomma. Hawks disse di aver voluto girare il film in una maniera che ai nostri occhi, soprattutto posteriori, un po' sperimentale quasi, perché diceva ogni sequenza doveva stare in piedi per se stessa, cioè strappare la stringente logica della narrazione che governava tutto il cinema americano classico, per cui ogni scena la si faceva sulla conseguenzialità alle scene precedenti. Lui qui fa delle scene che dice devono stare in piedi per conto proprio, e questo poi piacerà molto ai registi anni 60, no? Ad un cinema più nuovo, più scisso da una stringente logica narrativa. Però successe anche un altro piccolo dettaglio. Il film era finito in realtà nel 45, la Warner Bros. Richiamò in studio Hawks, Bogart, Lorin Bacall, scrissero in fretta alcune scene che aggiunsero, in maniera che loro due avessero più spazio. Mi dica, lei che cosa fa quando non lavora? Beh, gioco alle corse e vado in giro. Niente donne? Di solito qualche interesse del genere ce l'ho sempre. Che potrebbe magari includere anche me. Oh, lei mi piace, lo so, gliel'ho già detto. Sono lieta che sia così. Però non me l'ha dimostrato molto. Neanche lei, veramente. Beh, sa, devo dire che anch'io sono una grande appassionata di cavalli. Ma voglio prima vederli un po' al lavoro. Vedere se vincono di forza o d'astuzia. Però per fare questo tagliarono alcune altre scene di raccordo che c'erano, in maniera poi che il film riacquistasse un suo equilibrio. Cioè le scene che sono state tagliate contenevano alcuni passaggi logici che erano anche abbastanza necessari per capire meglio il film. Quello che rimane è uno dei grandi film sul mito del detective privato, e nell'interpretazione che ne diede Humphrey Bogart negli anni 40, che tra Il mistero del falco e Il grande sonno ha proprio incarnato i due grandi archetipi dell'occhio privato sullo schermo. Thank you.
Posso esserle di aiuto? Sì, grazie. Senta, ha un Ben-Hur 860? Un cosa? Sì, cerco un Ben-Hur 860. Ah, una prima edizione? No, la terza, quella con il refuso a pagina 116. No, mi dispiace. E uno Chevalier Audubon 840 in folio? No, per il momento. Voi vendete libri, sì? Perché quelli le sembrano forse pompelmi.